Ma stavo giusto pensando, ma se rifacessi Menant sul secondo canale, in HD stavolta, e specialmente su PC, sì, perché su PC questo gioco qui, specialmente su Windows 10, ha una marea di problemi che voi neanche vi immaginate, come giustamente tutti i giochi vecchi. Niente, ho rideciso di fare Menant, la storia, insomma, la storyline su secondo canale. Come ho già fatto su PS2, però la farò in HD su PC e commentata, perché prima l'avevo fatto su PS2 con una qualità e risoluzione di merda e non commentato. Chiaramente credo che anche per quelli che il gioco non hanno mai giocato sia più interessante vederlo commentato piuttosto che vedere un gameplay scialbo così senza niente di sottofondo. Quindi direi di iniziare con la prima scena. Ripeto che siamo su PC. Nato di nuovo, insomma, nuova vita. Beh, sì, credo che la trama, vabbè, la sappiate. È lo stile di gioco. Non mi dilungherò più di tanto a spiegarlo qui, insomma. Non ho iniziato una nuova partita più che altro per saltare il tutorial perché rompono veramente i coglioni. Quindi, essendo che l'ho già completato, tanto vale che... Non so, lo rifaccio così tranquillamente, scegliendo scena dopo scena, cioè scena inteso come livello, perché sto gioco li chiama scena, essendo che è tipo un film di snuff. Quindi niente. Siamo sti imbecille. Cercherò di fare più esecuzioni rosse, ovvero quelle lì, il massimo della violenza, che aiutano a guadagnare punti. Tra l'altro siamo anche in difficoltà hardcore. Ovvero la difficoltà che comprende la mancanza del radar, che in sto gioco il radar è davvero molto utile perché ti mostra dove sono gli stronzi. Quindi niente. Facciamo fuori quest'altro ignaro imbecille. Ups, cazzo, mi stavo per toccare. Pugni in faccia con lo spezzato. Inoltre la modalità hardcore è l'unica modalità che permette di avere 5 stelle come punteggio finale, perché la difficoltà normale è quella con radar, ovvero permette di avere fino ad un massimo di 4 stelle, quindi è anche per quello che lo sto facendo in hardcore. Ora praticamente ci sarà un combattimento a mani nude, corpo a corpo. Allora, io farò la presa, ovvero questa, che è una mossa che il gioco ti insegna al secondo livello, però fortunatamente, anche se diciamo non, il gioco non te l'ha ancora mostrato, però te sai il comando, lo puoi comunque fare anche prima che il gioco te lo faccia vedere, insomma. Ok, ucciso con una ginocchiata finale in bocca. Poi qui ce n'è un altro del ritardato. Eccolo. Fucker, c'è scritto dietro la giacca. Questa qui è la prima gang, ovvero gli Uzz, che incontriamo nel gioco. Infatti quello dice. E questa gang qui è veramente una cazzata da battere, cioè, proprio... come dire, è una cazzata appunto, niente di più, niente di meno. Ok, proviamo la scheggia di vetro. Ok, attiriamolo il tizio di lì in modo da prenderlo qua dietro. Invece è come se ti prendo. Ok, è rimasto l'ultimo imbecille. Allora prendiamo il sacchetto di pisce. Copriamo il furgone per far casino e attirarlo. Eccolo lì che sta uscendo. Potrei colpirlo un'altra volta per farlo correre, però dopo resta, diciamo,
troppo tempo in modalità allertato, capito? Quindi. Aspetta che si giri. Anche se avrei preferito che si fosse avvicinato un po' di più, però vabbè, lo prendo lo stesso. Volevo fare una live su questo gioco il 31 d'ottobre di 31 ottobre, questo qua, no, quello che è appena passato, sul primo canale in HD, appunto, come ho detto, su PC, però ho detto bah, sinceramente non ne ho neanche voglia, anche perché non so quanto verrebbe seguito. E sinceramente vabbè, lo faccio qui sul secondo canale perché non me ne frega un cazzo, anche se viene visto meno. Questo è un gioco che amo, sinceramente, boh, lo voglio mostrare in tutte le sue sfaccettature, per così dire. Ok. Ok, sì. Comunque questi qua sono gli ultimi due imbecilli del livello. Golinos Watchmakers proprio. Shit, this guy's a real Houdini. Sperando che quello là in fondo non mi veda. Ecco, mi ha visto. Però io lo uccido lo stesso. Quando fai le esecuzioni, i nemici, anche se ti vedono, si fermano. Quindi è un bonus. Ora io avrei tipo una tecnica. Prendiamo il sacchetto che sta qui, e mentre lui va a dispezzellare la zona, lo becco da qui dietro. Bene, come avete visto, ho fatto le esecuzioni tutte al terzo livello, quindi un punteggio di 5 stelle garantito. Ora passiamo per questa parte qui. Al livello è finito. 5 stelle, come vedete, quindi niente, al prossimo livello.